Da giorni, mesi, anni si ode la notizia di mafia capitale, tutti vedono, tutti sanno, ma nessuno osa parlare. Magistrati virtuosi in cerca di giustizia scavano sui fatti pieni di avarizia, i colpevoli fingono invano al fine di salvare il loro deretano. Tutto questo permane invano con gravi conseguenze per il loro anno. Giustizia, giustizia è l'unica parola che fingono di sapere i politicanti. Questi al servizio del cittadino perseguono la strada del loro tornaconto. Roma Capitale si è proprio messa male. Il primo cittadino, un po' più birichino, si atteggia inconsapevole facendo l'occhiolino. I malcapitati che gli restano fedeli si volgono a lui con un benichino, consci di un domani ricco di declino. Giunti i problemi, il primo cittadino decise di mollare con un salutino. Preso da un sussulto, ritornò sui passi. Questo indusse qualcuno a fare da mandante al fine di porre fine allo stato imbarazzante. Mafia capitale, ti ergi dall'altare, incurante del male che circonda la capitale. Tutti sanno, ma nessuno lo sussurra, solazzandosi dei vantaggi dei loro tornaconti. Consiglieri dipendenti al servizio del ministro rimangono fingono interesse verso il cittadino. Questo svantaggiato, con gli occhi al cielo, spera che il Signore porti presso un ministero. Roma Capitale, sindaco banale, tutto ciò che intorno ci giunge come un male. Questa filastronca giunta alla fine tenta di esaltare come siamo male. Il sindaco dimesso piange tutto il giorno, consapevole della fine di ogni girotondo. Questo movimento preside la città tramite il prefetto con la sua bontà, mentre il domani giunge in prossimità e conscia del problema questa società, la magistratura con grande serietà spurgherà la città da tale oscenità.